Avvocato Vitale, buongiorno. Repressione a Torino. Qui siamo in un luogo sostanzialmente di repressione dell'immigrazione. Abbiamo visto ultimamente episodi di repressione del dissenso e della protesta, lo abbiamo visto nei fatti del primo maggio. Sono in molti a pensare che Torino sia un laboratorio di repressione anche giudiziaria. C'è un filo conduttore fra la repressione dell'immigrazione e la repressione della base sociale? Ma sicuramente direi che rientra nel medesimo progetto politico, nella medesima idea politica di società. Per fare un esempio di cosa stiamo parlando, stiamo per chiudere a Torino, vedremo come, un processo per dei solidali che hanno occupato dei posti, una vecchia casa cantoniera a Ulzio e un sottochiesa a Clavier, per poter ospitare quegli stessi migranti che rischiavano e continuano a rischiare la vita nelle montagne per tentare di raggiungere la Francia. L'oggetto di investigazione, l'interesse dello Stato sostanzialmente, della pubblica autorità, è stato in mesi e mesi di capire chi erano i soggetti che occupavano, chi potevano indagare, che tipo di contestazioni potevano fare, mentre pochissimo, se non nulla da parte istituzionale, qualcosa ha fatto la Chiesa, nulla è stato fatto per aiutare i migranti a salvare la propria vita. Questo mi sembra che dia il segno dell'idea politica di società, dell'idea politica di intervento che lo Stato deve fare. Reprimere chiunque, che sia migrante, che sia nativo, in qualche modo è fuori dagli schemi, e dall'altra parte invece consentire che la gente possa morire in montagna, possa morire in mare, perché in fondo non è un problema nostro. Oggi abbiamo incontrato delle persone, molte persone che vengono da Ventimiglia, che vengono trattenute a Ventimiglia e portate al CPR di Torino, così come era successo a Mussa Balde un po' più di un anno fa. Questo dimostra che il CPR di Torino è utilizzato non come dovrebbe essere utilizzato secondo la legge, che io contesto, ma la legge lo prevede, per poter eseguire degli accompagnamenti nel paese di origine, è utilizzato per in qualche modo mettere in condizione di non nuocere dei soggetti che si ritiene siano fastidiosi, non necessariamente perché hanno commesso reati, ma perché magari sono senza fissa dimora, non hanno ovviamente il permesso di soggiorno, vengono considerati come minnitianamente non consoni al decoro delle città. E quindi questo centro serve per poter dire, almeno per un po' di tempo ce li siamo tolti di mezzo, li abbiamo messi fuori gioco. E nel frattempo, mentre si violenta la normativa, quella stessa normativa che non condivido viene violata in questo modo, nello stesso tempo si indagano i solidali, si indagano i militanti, si indaga chi fa le manifestazioni davanti al CPR. Pochi giorni fa c'è stata un'iniziativa per mettere un fiore davanti al CPR, erano quasi tutti avvocati o professionisti, sono stati identificati ad un certo punto, perché in qualche modo erano comunque fuori dagli schemi in quel momento. Credo che questo denoti che è un problema forse anche culturale il CPR. Il CPR è entrato nella nostra mente e facciamo fatica ad ammettere che possa non esistere, ma fino a qualche anno fa, qualche decina di anni fa forse, se avessero detto possiamo rinchiudere delle persone in delle gabbie, perché qua sono delle gabbie, solo per la loro condizione, avremmo urlato ai campi di concentramento, avremmo urlato a un qualcosa che era al di fuori da ogni concetto di civiltà che noi ammettiamo. La civiltà è arretrata evidentemente di centinaia di anni forse, dovremmo tutti lavorare insieme per riportare al primo posto l'uomo, l'essere umano, e insomma, pensare che se viviamo in un paese civile dobbiamo porci delle domande. Grazie, avvocato. Grazie a voi.